premio Fiesole viene dato da ormai quasi 60 anni ad alcuni dei più importanti registi nazionali e internazionali, e non solo registi, ci sono stati anche produttori, direttori della fotografia e attori, e tra i nomi più importanti, più recenti, Paolo Sorrentino, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, ma anche Stefania Sandrelli, anche Vittorio Storaro e anche cineasti internazionali come Ingmar Bergman, Ken Loach, Asghar Farhadi, il cineasta iraniano, e quest'anno invece lo daremo a Gabriele Salvatores. Il premio Fiesole quest'anno premia Gabriele Salvatores, siamo molto contenti intanto perché il premio continua nella sua dimensione nazionale e internazionale a dare appuntamento a Fiesole, agli appassionati di cinema e non solo, con un nome importante, che è un nome trasversale, perché Salvatores è un regista italiano ma è anche un regista dalla dimensione internazionale, e questo non solo perché, come ricordano tutti, ha vinto l'Oscar con Mediterraneo ormai molti anni fa, ma perché proprio grazie all'Oscar poi ha avuto una carriera internazionale molto, molto importante, e poi perché è un regista che ha sempre riuscito a percorrere strade nuove, non si è mai fermato, non si è mai seduto sugli allori e ha proposto sempre dei film molto diversi per generi, per ambientazioni, per certi versi coraggiose anche per il cinema italiano, che spesso tende, soprattutto quello d'autore, a guardarsi un po' l'ombelico, quindi accettando naturalmente anche molti rischi, e quindi siamo molto felici di premiare questa sua sperimentazione. Il cinema italiano vive una fase buona, secondo me, nel senso che abbiamo tantissimi nuovi autori, una generazione che si sta, che ormai si è imposta, quella dei Garrone, dei Sorrentino, una nuova generazione, quella di Alice Rohrwacher, Susanna Nicchiarelli, con molte registe donne, che anche ormai ha una dimensione nazionale, tantissimi giovani registi che partono dal documentario, dal cinema del reale e ci propongono storie nuove con uno sguardo sempre molto attento sulla realtà del paese. Speriamo che il pubblico, che non sempre reagisce bene a queste novità, riesca a capirle e a premiarle. Il successo del film di Paolo Cortellesi, al di là dei giudizi critici, sia molto importante, perché testimonia proprio una grande vitalità del cinema italiano e la capacità di intercettare i desideri del pubblico, non solo italiano, perché poi il film della Cortellesi sta avendo successo anche a livello internazionale, quindi ce ne sarebbe bisogno di molti di più di questi film, ma chiaramente non è facile nel momento in cui viviamo.